tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi. No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli. Prima di tutto, e non era certamente più adatta per il gioco e l'incontro con i ragazzi. In secondo luogo, questo campetto è molto legato al grande cinema che abbiamo un pochettino alle spalle, che per tanti anni è stato punto di incontro di coloro che in questo momento sono già nella terza realtà della loro gioventù, quindi sono già persone molto cresciute. In terzo luogo, era perché volevamo dire un grazie ad un giovane a cui questo campetto l'abbiamo dedicato e che si chiama Pacifico Stagnoli. È scomparso dalla nostra realtà perché ha avuto un incidente grave sul Ticino il 2 di settembre del 2014 e adagio adagio nell'interno del Consiglio del Centro Giovanile pensavamo proprio di compiere questa opera anche un nome suo, in quanto lui ha realizzato tanti tornei qui e ha operato tantissimo nell'ambito giovanile, in modo particolare sul calcio, che pensavamo proprio di ricordare in sua memoria una continuità anche qui nella nostra realtà ceranese. Il 2 di luglio per la prima volta a Cerano andrà in scena un campionato veramente mai visto. Esattamente, tutto è nato da un post di Facebook di un altro dei ragazzi che organizza insieme a noi, che è Davide Ubezio. È nato un po' da un post di Facebook, commentato da centinaia di persone, e ho detto questo post non deve rimanere inosservato, facciamo qualcosa e riportiamoci tutti a 14 anni, chi 14, chi 12, chi meno, chi di più, perché è una cosa che si faceva negli anni 80, negli anni 90, quando andavamo all'oratorio, quando giocavamo al parco, ho detto riportiamola anche per quelli che non la conoscono, e quindi ho trovato una collaborazione istantanea e siamo partiti con questa idea che sta sviluppandosi sempre di più in sostanza. Il torneo in cosa consiste? Allora, il 10-9 è il calcio al volo che si giocava dovunque, bastava avere due cose che facessero da pali e un pallone, normalmente super tele, quindi incontrollabile super tele, e si deve segnare al volo. Lo scopo è fare gol al volo, uno va in porta e parte da 11, gli altri da 10 e ogni gol si scala di un punto, poi c'è un regolamento e lo scopo è buttare fuori tutti e rimanere l'unico vincitore della competizione. Di solito si giocava in gruppi di amici, in questo caso è un campionato, quindi avremo un campione italiano di 10-9 per la prima volta, che si giocava in tutti i paesi. Negli altri paesi magari si chiamava 11 a scalare al volo, aveva altre declinazioni, ma lo scopo era sempre quello, il gioco era sempre quello, con piccole varianti. Da noi a Cerano 10-9 l'abbiamo giocato praticamente tutti, dai 10 ai 14-15 anni, credo anche oltre. Giocarlo a 37 è un bel vantaggio, è una bella cosa. Questo torneo comunque è aperto a tutti? Assolutamente aperto a tutti, anzi stiamo ancora aspettando la prima donna iscritta, quindi stiamo ancora aspettando, siamo 80 iscritti, esatto, potresti essere tu, siamo 80 iscritti per adesso e stiamo ancora aspettando la prima donna. Abbiamo degli under 14, credo qualcuno intorno ai 50, quindi stiamo aspettando anche gente al di sopra e quindi è aperto a chiunque volesse partecipare. Quest'anno è una prima edizione,
abbiamo creato anche un contorno, perché durante la giornata ci saranno anche dei tornei di giochi in scatola che si giocavano in quegli anni, quindi Forza 4, indovina chi, quindi faremo tornei anche di quello, tutto per ritornare un po' a quegli anni, e proietteremo anche dei film di quegli anni, che sono i vari film Allenatore del pallone, eccezionale veramente, tutti quelli che vi vengono in mente, che erano anni 80 al 100%, con i quali noi giocatori di 10-9 siamo cresciuti, quindi tutto torna in sostanza. E in più questo torneo ha anche uno scopo benefico, che è ricavato? Assolutamente, non è fine a se stesso, perché l'idea era buona, ma così diventa secondo me eccezionale, perché siamo proprio sul campo che è stato appena rinnovato, e l'idea è anche di fare qualche altra cosa per i ragazzi che frequentano l'oratorio, e quindi quello che ricaveremo da questo torneo andrà a finanziare appunto le opere che si faranno per i ragazzi dell'oratorio, cioè da un gioco da oratorio andiamo a finanziare quelli che saranno i futuri giochi dell'oratorio. E soprattutto ci tengo anche a sottolineare che questo campo è titolato a un ceranese doc storico, il nostro Pacifico Stagnoli, e quindi è un ulteriore modo per ricordare anche Pacifico, che sicuramente avrà giocato e visto tantissime volte giocare a 10-9, quindi anche questo ci rende molto felici di poter fare questa cosa. Fino a quando ci si può iscrivere e come si fa? Il mezzo più semplice è il gruppo Facebook che abbiamo creato, che è 10-9 in esteso, primo campionato italiano, e stiamo postando a raffica, quindi se qualcuno segue, qualcuno di noi lo trova, oppure scrivere una mail all'indirizzo 10-9@gmail.com e lì dichiarare la volontà di iscriversi, di partecipare, quanti siamo e l'indirizzo, così registriamo e poi partecipate e giocate al torneo. Quindi l'appuntamento è al 2 di luglio qua all'oratorio di Cerano. Esattamente, 2 di luglio, arena del centro giovanile, oratorio di Cerano, dietro la chiesa, per chi non lo sapesse. Siamo già 80, speriamo di essere di più. Ricordatevi che c'è anche Forza 4 e altri tornei sedentari a cui partecipare, e che poi il ricavato avrà quel fine. Quindi non fermatevi al solo torneo, ma c'è anche il resto. Tutto il giorno? Tutto il giorno, sperando, incrociando le dita che l'Italia passi il turno lunedì. Ci sarà anche la possibilità di vedere poi la partita, ci saranno birra e salamella tutto il giorno, quindi per potersi alimentare, una merenda con pane e Nutella, quindi da anche questa da anni 80-90, quindi tutto in tema, e un'anguriata finale, quindi dopo la partita speriamo, quindi si potrà stare tutto il giorno, giocare ma anche guardare e mangiare e bere. Dannazione! Ma l'hai parlata la SIAE! La faccenda è tosta! Siamo in missione per conto del Don. Walking around every day playing games and taking scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Ma veramente pensate di organizzare il campionato italiano? Sapete dove sono quelli del 10-9? Certo, da quella parte. Grazie.
mettere dura. Avete la mia benedizione. Il 10-9 deve essere fermato. Ciao Sergio, come già ti avevo detto non potrò partecipare oggi al super mega torneo, anzi al primo super mega torneo di 10-9, però volevo mandarvi un video, salutarvi e come ben puoi sentire come sottofondo ho Fichi Fichi di Gianni Drudi, se non è super vintage questa canzone adatta per la super giornata che avrete, che dovrete affrontare. Divertitevi anche per me e viva la pole dance, perché la pole dance è il futuro, ok? Buona giornata, salutami Carlo, salutami Ubi e salutami tutta l'organizzazione. Come along, let's go for the Halloween.
Sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his car. You've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Applauso automatico.
filo, basta di gatto. Bravi! Bravi! La prima edizione del campionato italiano di 10-9 è andata benissimo, è andata benissimo. Abbiamo raggiunto i 100 iscritti, che poi in realtà erano di più, quindi 102 iscritti totali. In 85 circa hanno partecipato effettivamente, e quindi è stato un successo incredibile. Però siamo molto soddisfatti. L'anno prossimo, come minimo, dovremo raddoppiare, credo. Ricordiamo cos'è il 10-9. 10-9 è il calcio giocato al volo, quindi vale segnare solamente al volo, quindi quello è molto importante. E per il resto le regole sono poche, è un tutti contro tutti e ci si diverte molto, perché io vedo che sono divertiti tutti, qua sono tutti molto divertiti insomma oggi. Vogliamo invitare tutti l'anno prossimo, perché non sarà solo questo, ma sarà molto altro. Già è stato tanto, ma sarà molto di più, quindi già da quest'anno partiremo a organizzare per l'anno prossimo. Siete tutti invitati, soprattutto vogliamo una donna, almeno una, che si iscrive e che giochi. 10-9 non è solo calcio, ma anche è un bel ricordo degli anni 80. Diciamo che è una grande idea, e le idee diciamo le puoi legare, le puoi schiacciare, ma alla fine prevalgono sempre. L'idea è quella di aggregare spontaneamente, per puro divertimento, sano divertimento, tante persone, tutte le generazioni, andando a ricercare il divertimento dove? Negli anni 80, dove quando poche risorse ma tanta fantasia ci si divertiva, quindi è stata allestita una zona videogiochi anni 80 con le console da casa e i giochi d'arcade degli anni 80. Dopodiché abbiamo allestito anche la sala quaglia con le proiezioni di film anni 80, dove stasera poi è avvenuta anche la proiezione della partita dell'Italia contro la Germania, quarto di finale. E sotto all'arena i giochi da tavolo degli anni 80 e 90, quindi abbiamo dato un filo di lettura
comune, un po' alle origini tanti di noi qui presenti, quarantenni o cinquantenni, ecco, che possono far vedere anche i loro figli, i loro nipoti, come ci si divertiva una volta. Insomma, un sano e vero divertimento da oratorio. Come prima edizione che è stato veramente un successo questo 10-9. Penso proprio che ne valesse la pena organizzare questa giornata, anche se inizialmente un po' caotico, ma è, direi, nel clima del giovane che ritorna al luogo di partenza, perché l'oratorio è stato per tutti noi un grande elemento della nostra crescita. Oggi è veramente una riaffermare l'importanza di questo ambiente, da dove si è partiti e da dove si vorrebbe ancora ricominciare per dare grande significato della propria vita. Spero proprio che questa giornata attiri anche altre persone per dare senso e per dimostrare che la realtà giovanile ha ancora tanta verva da poter invidiare un po' tutti. Rovesciata, rete, rigori. He's the top of the West, always cool, he's the best, he keeps alive with his call 45. È una figata pazzesca.